Eccomi qua, Gianatta, investigatore, età 30 anni, scapolo, salute buona. Lo faccio per denaro e per una donna. E non ho preso il denaro, e non ho preso la donna. Bell'affare. Era un pomeriggio caldissimo e io ricordo ancora il profumo del caffè di Franca appena fatto. Il mio cliente mi chiese di ritrovare quella donna. E che donna! Fu amore a prima vista. Avrei girato il mondo intero per trovarmi davanti agli occhi quello splendore. Ma fortunatamente non dovevo fare tutta quella strada. La donna infatti si trovava a Ponte a Moriano, un paesino in provincia di Lucca. Il mio cliente mi anticipò 10.000 euro per le spese. Al ritrovamento di cotanta bellezza mi avrebbe dato 500.000 euro. Avevo già deciso tutto. Avrei trovato quella bellezza celestiale. Avrei preso i soldi. Avrei messo fuori combattimento il mio cliente. Mi sarei tenuto la ragazza e insieme saremmo fuggiti in Australia, dove avremmo vissuto il nostro amore. Il giorno dopo mi preparai a partire. Grazie al mio PC avevo tutte le informazioni relative a Ponte Amoriano, il paese dove si trovava la ragazza dai capelli d'angelo e dagli occhi color rugiada, che aveva incendiato il mio cuore col fuoco della passione. Rimaneva solo di raggiungerla, e trovarla sarebbe stato un gioco da ragazzi. Montai in macchina e partì. Guidai per un paio d'ore e seguì le indicazioni, peraltro molto precise, quando arrivai in prossimità del paese. Solo un chilometro si opponeva fra me e l'amore. Percorsi quei 1.000 metri con il cuore in gola. Ma... Ad un tratto mi accorsi che di Ponte Amoriano non c'era traccia. Sul cartello di località c'era scritto San Gimignano di Moriano. Dove si era cacciato il paese che cercavo? Invano girai e girai in macchina. Chiesi informazioni alla gente, ma nessuno seppe dirmi dove si trovasse quel paese. La disperazione si impadronì di me. Senza quel paese non avrei mai trovato quella ragazza. Ero perduto. Avevo perso. Non sarei mai stato felice. Decisi quindi di farla finita. La mia vita non avrebbe avuto più senso. Ed eccomi qua. Tutto per colpa di un maledetto cartello di località che non ho mai trovato. Le proteste di coloro che per anni hanno vissuto a Ponte Amoriano ed hanno visto dal giorno alla notte la cancellazione del proprio paese con la sparizione dell'omonimo cartello sono andate avanti inascoltate per anni, fino a che, in perfetto stile italiano, qualche cosa si è mossa. Pochi giorni dopo aver montato questo video che avete appena visto, infatti, sono apparsi dei cartelli come questo, indicanti la località di Ponte Amoriano su sfondo marrone, come quelli delle indicazioni turistiche. Cioè, praticamente il paese di Ponte Amoriano non esiste più, ma si è magicamente trasformato in una località turistica formata dai paesini di Saltocchio, San Gimignano di Moriano e Sesso di Moriano. A questo punto io non saprei cosa aggiungere, lascio giudicare a voi e mi levo di culo. Buona! Il paese di Ponte Amoriano, non ci volevo credere quando me lo hanno detto. Che fine ha fatto il paese di Ponte Amoriano? Mi sa che se lo sia mangiato il linchetto. C'era un bel cartello e ora non ci sta più. Addio Ponte Amoriano, addio paese che fu. C'era un bel cartello e ora non ci sta più. Addio Ponte Amoriano, addio paese che fu.
Thank you.
Nico, a tavola! Andiamo, su! È pronto! Dai, piccolo, giù! Mamma, mi fai guardare i cartoni a tavola! Dai, mamma! Dai, mamma! Nicolino, non essere triste, hai tanti nuovi amici che ti aspettano. Grande la bontà, ma con me.